Io a questo punto chiuderei questo argomento all'ordine dei lavori. Mi sembra, diciamo, che per quello che era possibile fare oggi lo abbiamo approfondito sufficientemente. Vi ripeto che se sarà necessario torneremo con una nuova commissione su questo o chiederemo una commissione mobilità per approfondire anche gli argomenti, diciamo, più in generale delle ciclabili nel nostro territorio, che mi sembrano un argomento molto sentito dalla cittadinanza, e passerei alla lettura e all'approvazione dei verbali. Ne abbiamo una serie e Federica, cominciamo con il numero 5 del 23 aprile 2020. Sì, Presidente. Scusa Presidente, posso fare una richiesta per una prossima commissione su un argomento Dopo oppure? la lettura dei verbali, sì, grazie. Grazie. Io la mettiamo a verbale, grazie. Il giorno 23 aprile alle ore 12:50, in modalità online, attraverso la piattaforma informatica dell'amministrazione, si è riunita l'intestata commissione, convocata alle 12:30 per l'esame del seguente ordine dei lavori. Approvazione verbali DD 3216 del 7-12-2018, avente ad oggetto lavori di realizzazione di nuove aree gioco attrezzate presso aree verdi del territorio del settimo municipio, verificati conseguenti e progetti esecutivi vari ed eventuali. Presenti Prego. Biondo, Sì. Rosatti, Sì. Carlone, Sì. Ciancio, Sì. Guido, Gunnella. Assenti Giannone. Sì. È altresì presente per l'area tecnica del municipio l'ingegnere Paolo Cannizzaro, titolare della posizione organizzativa per l'area coordinamento, vigilanza, gestione, manutenzione, patrimonio edilizio scolastico e tutela ambientale. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Claudio D'Ambrosio. Alle ore 12:50 la presidente Biondo, successivamente al superamento dei problemi tecnici che hanno impedito l'apertura della commissione alle ore 12:30, orario di convocazione, provvede a constatare la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, e aprire i lavori della commissione, passando ad affrontare l'esame al punto 2 dell'ordine dei lavori. La Presidente comunica ai presenti che tra gli invitati all'odierna seduta era previsto anche l'assessore ai lavori pubblici, mobilità e urbanistica Salvatore Vivace, il quale non è presente nonostante l'invio informale della convocazione da parte della segreteria e l'invio di un messaggio di invito da parte della Presidente medesima, al quale non è seguito alcun riscontro. La Presidente Biondo cede la parola all'ingegnere Cannizzaro chiedendole di voler presentare la DD in esame, oltre alla documentazione richiesta da visionare. Ingegnere Cannizzaro riferisce che la DD istitutiva numero 3216-2018 è la DD di approvazione del progetto esecutivo e indizione gara che ha previsto di indire una gara a procedura negoziata. È seguita la DD numero 862-2019 di aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori con il ribasso del 34,34%. Il contratto è stato stipulato il 17 maggio 2019 e la consegna è avvenuta il 1 luglio 2019. Il progetto prevede la realizzazione di 7 aree ludiche attrezzate, individuate tra le seguenti aree verdi pubbliche: Barcaccia, Calice, Leonardi, Eudo Giulioli, località Mannelli, Martini e Romanina, composte da playground, basket, calcetto ed area giochi attrezzata per bambini. L'ingegnere Cannizzaro riferisce che i lavori del playground con le recinzioni sono iniziati nell'area Barcaccia e Martini, sono state individuate le attrezzature per le aree gioco ed ordinate dall'impresa aggiudicataria. Sono state recintate le aree di Parco Romanina e Via del Calice per l'inizio dei lavori, questi ultimi tuttavia rinviati a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica. Alle ore 13:06 entra Giannone. Su domanda del consigliere Sì. Ciancio, responsabile del procedimento, dottor Santoro, anche egli presente alla seduta odierna, riferisce che ad oggi esiste una sospensione dei lavori richiesta dalla ditta lavori che con molta probabilità riprenderanno successivamente alla data del 4 maggio, aggiungendo che non è stata data alcuna sospensione se non richiesta dalle ditte. Interviene il consigliere Ciancio, il quale trascrive nella chat della piattaforma la seguente domanda, della quale dà lettura. Perché nel quadro economico, oltre agli imprevisti 5% euro 49.749,39 sono state inserite opere in economia per un importo pari a euro 35.489,31, di che opere si tratta? In risposta, il dottor Santoro, riguardo al cosiddetto importo delle economie, riferisce che trattasi di somme che vengono utilizzate per lavori non previsti dal progetto e che potrebbero anche non essere consegnate, infatti non sono contrattualizzate. Interviene in merito il progettista che ha personalmente seguito il computo metrico, il quadro economico, architetto De Luca, il quale rimarca che le opere in economia inserite nel progetto sono somme a disposizione solo in caso di necessità, non contrattualizzate con l'impresa come tutela per opere difficilmente individuabili e pertanto si rimane sotto soglia. Il consigliere Ciancio interviene nuovamente per rilasciare sulla chat della piattaforma la seguente dichiarazione. Comunico ai membri della commissione che la procedura negoziale senza pubblicazione di bando non poteva essere utilizzata in quanto l'importo lavori supera la soglia di legge.
Di fatto sarebbe stato congruente e corretto fare altra procedura con pubblicazione del bando e quindi molti più soggetti potevano partecipare alla gara d'appalto. Sottolineo che nel caso specifico sono state invitate solo alcune ditte. Superati alcuni problemi tecnici, l'ingegnere Cannizzaro riesce a condividere sulla piattaforma informatica utilizzata nell'odierna seduta la relazione predisposta dal progettista architetto De Luca, nella quale sono state allegate le planimetrie e layout di progetto. Vedasi documento numero 2 del presente verbale. L'architetto De Luca procede ad illustrare la sua indicata relazione partendo dal modello tipologico delle aree attrezzate individuato, specificando che non potrà essere applicato per tutte le aree, passando successivamente alla parte grafica nella quale sono rappresentate le 7 tavole di inquadramento urbanistico e territoriale. L'architetto De Luca prosegue illustrando le tavole della relazione che rappresentano ogni singolo intervento, così come previsto per ciascuna area, evidenziando quali aree potranno vedere applicato il modello tipo e quali no per mancanza di omogeneità, con la previsione invece di una differenziazione tra gli interventi. Prende la parola il consigliere Giannone, il quale chiede a livello di infrastrutture che impatto avrà l'intervento in esame sul territorio. L'architetto De Luca risponde che l'intervento tipo è poco invasivo. Di base è previsto un campo polivalente che, se non nei limiti del campo stesso, non esce fuori terra, oltre all'attrezzatura classica del parco giochi. Sarà un'area pubblica non recintata, ad eccezione del campo polivalente. Interviene la presidente Biondo, la quale riporta le osservazioni e perplessità raccolte sul territorio da parte dei rappresentanti di alcuni dei comitati di quartiere coinvolti dal progetto in esame, tra i quali Via del Calice, che hanno segnalato nella specie la mancanza di un percorso partecipativo della cittadinanza. Infatti, ad esempio, il progetto standard è replicato nelle 7 aree senza aver tenuto in considerazione le esigenze peculiari dei singoli territori. La presidente Biondo comunica pertanto ai presenti l'intenzione di voler chiedere la convocazione di una commissione congiunta lavori pubblici e ambiente, nella quale si entrerà nel merito del progetto in esame ed eventualmente si valuterà di chiedere all'assessore competente per materia di dare mandato agli uffici tecnici di modificare il progetto stesso. Sui temi sopraesposti nasce un articolato confronto tra i presenti, a termine del quale la presidente Biondo ringrazia e congeda gli invitati intervenuti, chiedendo loro di poter trasmettere tempestivamente alla commissione la completa documentazione. Alle 14:16 esce Gunnella. Prende nuovamente la parola il consigliere Giannone, sì, presidente, quanto da lui medesimo affermato nel corso del dibattito, e rilascia sulla chat della piattaforma la seguente dichiarazione. Ritengo che sia un valore aggiunto per la cittadinanza, specie quella che vive nelle periferie, avere a disposizione aree verdi attrezzate dove poter fare sport o giocare nel rispetto delle esigenze dell'intera comunità dove sono collocate. È importante che queste strutture abbiano un impatto minimo come quelle che l'amministrazione si sta accingendo ad installare. Alle 14:23 esce Guido. Sì. La presidente Biondo comunica ai commissari la decisione di rinviare la trattazione dei punti all'ordine dei lavori numero 1, approvazione verbali, e numero 3, pari ed eventuale, alla prossima seduta utile. Dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30. Sì. Documenti del presente verbale acquisiti agli atti dell'ufficio commissioni municipio settimo sono la DD 3216 del 7 dicembre 2018 e la relazione tecnico-illustrativa realizzazione di nuove aree giochi attrezzate nelle aree verdi del territorio del municipio Roma 7. Sì. Non ci sono osservazioni da parte degli intervenuti a quella commissione, riteniamo il verbale approvato. Passiamo al numero 6. Sì, presidente. Il numero 6 del 28 aprile 2020, alle ore 9. Ordine dei lavori, lettura e approvazione verbale sedute precedente, verifica bando di gare e atti conseguenti all'appalto di servizi di architettura e ingegneria per la progettazione dell'intervento di completamento e funzionalizzazione della struttura denominata Piazza Coperta nel nodo di scambio di Arco di Travertino da destinare parzialmente a sede del settimo gruppo della Polizia Locale. Presenti Biondo, sì. Tosatti, sì. Carlone, sì. Ciancio, Bunnella. Sì. Sì. Assenti Giannone e Guido. Sì. È altresì presente per la direzione tecnica l'architetto Stanislao Massimo Cocchia, incaricato di PO, coordinamento, vigilanza e gestione della manutenzione, patrimonio edilizio, demolizione e progetti speciali. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Claudio D'Ambrosio. Alle ore 9 la presidente Biondo, constatata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta per i lavori della commissione, affronta l'esame in merito all'appalto di servizi in oggetto, punto numero 2 all'ordine dei lavori, rinviando ad un secondo momento l'esame del punto 1, ovvero l'approvazione verbale. Alle 9:07 entra Giannone. Sì. Alle ore 9:09 entra Guido. Sì. Alle 9:10 si dà avvio alla registrazione della seduta, non avendola potuta avviare in apertura. Alle ore 9 a causa di un problema tecnico.
La Presidente Biondo precisa che l'intento dell'odierna seduta consiste nel verificare lo stato dell'appalto per la progettazione dell'intervento di completamento della piazza coperta del nodo di scambio Arco di Travertino e non nel verificare l'apertura delle buste pervenute per la progettazione stessa, come erroneamente indicato nel precedente ordine dei lavori successivamente corretto. La Presidente Biondo comunica infatti che contemporaneamente allo svolgimento dell'odierna seduta si sta riunendo l'apposita commissione esterna al municipio competente per l'apertura delle buste. La Presidente informa che si è appresa dall'assessore competente anche attraverso un'interrogazione in Consiglio Municipale che l'obiettivo del municipio è di collocare all'interno del nodo di scambio in questione gli uffici del gruppo della Polizia Locale del settimo municipio unitamente alle strutture della ASL Roma 2. La Presidente Biondo comunica altresì ai presenti che tra gli invitati all'odierna seduta era previsto anche l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Vivace, il quale non è presente nonostante la convocazione da parte della segreteria sia stata inviata con ampio anticipo rispetto alla data fissata per la seduta. La Presidente Biondo cede la parola all'architetto Cocchia chiedendo di poter illustrare un breve excursus delle vicende che hanno interessato il nodo di scambio Arco di Travertino, oltre ad informare i presenti sullo stato dell'appalto in esame e sugli atti in possesso del municipio. L'architetto Cocchia ricorda ai presenti che l'area in questione, posta sopra l'attuale parcheggio di scambio di circa 1000 posti auto, era destinata a servizi pubblici. La cosiddetta piazza coperta, con la struttura di circa 5000 metri quadri scoperti, era rimasta non ultimata in quanto in accordo col municipio doveva essere decisa la destinazione dei suddetti servizi e non sono stati stanziati i fondi necessari per il completamento. Il parcheggio è entrato in servizio come in esercizio come parcheggio di scambio in gestione ad ATAC, mentre la struttura è rimasta incompleta. Quest'ultima è composta di legno lamellare che presenta diverse criticità. Infatti necessita di frequente monitoraggio e manutenzione per evitarne il veloce deterioramento. Successivamente, vista l'inerzia del Dipartimento Mobilità e degli altri competenti dipartimenti per il completamento, la Giunta Municipale ha deciso di farsi carico di elaborare una proposta di progetto di fattibilità per inserire una funzione idonea all'interno della struttura. L'architetto Cocchia prosegue riferendo che circa 3 anni fa è stato correlatore di una tesi di laurea che ha trattato il tema in esame, circostanza che ha costituito l'opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università Sapienza di Roma. In particolare è stato dato specifico incarico al Dipartimento di Disegno, coordinato dal professor Luca Ribichini, vicepresidente della Facoltà di Architettura, di elaborare il suddetto progetto di fattibilità tenendo conto delle direttive di giunta, cioè verificare la possibilità di inserire nella struttura la nuova sede della Polizia Locale e una sede dell'ASL. Per quanto attiene alla Polizia Locale, l'idea è stata quella di cercare di trovare una sede idonea ed unificata ai due ex gruppi Tuscolano ed Appio, pertanto la sede del nodo di scambio di Arco di Travertino è stata considerata la più baricentrica rispetto alla geografia del territorio del municipio, oltre ad essere conforme alle norme urbanistiche del nuovo piano regolatore, che danno come destinazione compatibile con i nodi di scambio postazioni di polizia e di tipo sanitario. A fine 2018 è stato commissionato il progetto di fattibilità all'università che ha consegnato lo studio a marzo 2019. Successivamente sono iniziate le verifiche e diversi confronti con la Polizia Locale e le relative organizzazioni sindacali. A giugno 2019 è stata indetta una conferenza di servizi chiamando ad esprimersi ufficialmente sul progetto, oltre alla Polizia Locale, il Dipartimento Urbanistica, Ambiente e Mobilità e gli altri uffici tecnici coinvolti. La conferenza si è conclusa nei primi giorni di agosto 2019 con tutti i pareri favorevoli e le prescrizioni da poter integrare nella fase successiva. Grazie alla variazione di bilancio di novembre 2019 sono stati trovati i fondi necessari per la progettazione, circa 150.000 euro per la progettazione definitiva che è partita a dicembre, no scusate, riferita esclusivamente alla parte che interessa la Polizia Locale. La direzione tecnica ha indetto una gara per la progettazione definitiva che è partita a dicembre 2019 e ad oggi si è nella fase di aggiudicazione. Si è al di sotto della soglia di 100.000 euro al netto dell'IVA, pertanto si avrà una aggiudicazione diretta, pur essendo una gara nella quale sono stati chiamati per presentare un'offerta 5 operatori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel disciplinare di gara sono stati individuati dei criteri e la commissione aggiudicatrice è stata chiamata a valutare in base ai suddetti criteri le offerte pervenute. Sono già state valutate le offerte tecniche e a riguardo l'architetto Cocchia riferisce di non essere a conoscenza del risultato in quanto come responsabile del procedimento non può interagire con la commissione. L'architetto Cocchia conclude riferendo che in data odierna è prevista l'apertura dell'offerta economica e una volta che i punteggi dell'offerta saranno sommati a quelli dell'offerta tecnica si conoscerà il nome del potenziale aggiudicatario. La Presidente Biondo chiede all'architetto Cocchia di far pervenire alla commissione, terminata l'odierna seduta, i file relativi allo studio di fattibilità e al progetto e chiede inoltre di conoscere i dettagli del procedimento e le DD adottate. L'architetto Cocchia, in merito alle fasi amministrative, riporta l'esistenza tra le altre della determina di incarico all'università, la determina di approvazione del progetto a conclusione della conferenza dei servizi e la determina di indizione gara, il tutto con i relativi allegati. Si vedono i documenti dall'1 al 6 del presente verbale. Su richiesta del consigliere Ciancio, l'architetto Cocchia riferisce che per quanto attiene la procedura di gara non ci si è avvalsi del MEPA,
in quanto nel momento dell'impostazione del bando il MEPA non prevedeva la possibilità di fare una selezione per i servizi di architettura e ingegneria, inserita solo successivamente. Pertanto si è deciso di selezionare 5 operatori che si configurano come studio o società, avvalendosi di un elenco pubblicato dal Dipartimento SIMU. La piattaforma utilizzata è Tutto Gare e dei 5 operatori selezionati hanno risposto solo 2 operatori. Per quanto attiene alla richiesta di chiarimento del consigliere Ciancio in merito alla scelta di affidare la progettazione definitiva e non esecutiva, l'architetto Cocchia chiarisce che tra le motivazioni vi è la questione della disponibilità dei fondi e il disciplinare impostato è di fare un definitivo dettagliato nell'ipotesi di fare la conferenza di servizi di approvazione del definitivo entro l'anno e di fare un appalto integrato nell'anno che prevede sia la progettazione dell'esecutivo sia l'esecuzione dell'opera, sempre che il bilancio di Roma Capitale darà la possibilità economica dei fondi necessari, circa 5 milioni di euro. A tal'ultimo riguardo, il consigliere Ciancio dichiara di contestare la scelta dell'amministrazione di eseguire un futuro appalto integrato, visto il rischio che comporta l'esecuzione del progetto esecutivo da parte della ditta assegnataria. Infatti, solitamente si sceglie di saltare il progetto definitivo che non è necessario se si ha intenzione di eseguire un'opera concreta e puntuale. La presidente Biondo si dichiara concorde con l'intervento del consigliere Ciancio. L'architetto Cocchia precisa che la decisione presa è arrivata per un insieme di scelte, una parte obbligata dalla disponibilità dei fondi e una parte per la necessità dell'amministrazione di arrivare all'affidamento dell'appalto in tempi veloci, ad esempio per evitare che il manufatto completato che ricopre la piazza coperta continui a deteriorarsi. Su domanda del consigliere Ciancio, l'architetto Cocchia riferisce che è stato eseguito il collaudo statico al genio civile della struttura esistente e quello tecnico amministrativo dell'opera realizzata. Infatti il parcheggio di scambio è aperto e agibile. Sarà necessario avere il collaudo sismico come opera strategica dal punto di vista della sicurezza del territorio. L'obiettivo raggiunto sarà realizzare una struttura senza consumi e che possa anche produrre energia. L'architetto Cocchia informa inoltre che nello studio di fattibilità il progettista dell'università per conto del Dipartimento ha avuto numerosi contatti col progettista del parcheggio. Pertanto sono state fatte diverse verifiche di fattibilità del progetto. Terminato l'esame del punto 1 all'ordine dei lavori, la presidente Biondo ringrazia e congeda l'invitato intervenuto e passa l'esame del punto numero 1 all'ordine dei lavori precedentemente rinviato. Approvazioni verbali sedute precedenti. Vengono letti e approvati il verbale numero 3 della seduta del 20 febbraio 2020 e il verbale numero 4 della seduta del 20 aprile 2020. Non essendoci nulla da discutere nelle varie ed eventuali, la presidente Biondo chiude la seduta alle ore 10:46. E poi ci sono i 6 allegati al presente verbale. Qualche osservazione? Va bene, lo riteniamo approvato allora. Verbale numero 7 e poi l'8 e il 9 li rimandiamo la prossima volta. Va bene. Il numero 7 è della seduta del 12 maggio. Sì. Ordine dei lavori, approvazione dei verbali delle sedute precedenti, DD 594-2020, approvazione manifestazione di interesse per l'individuazione di una proposta progettuale per la realizzazione e gestione di un ristorante didattico e l'assegnazione in uso a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata assegnato al municipio settimo dalla direzione centrale del demanio al patrimonio disponibile del Comune di Roma per finalità sociale, verifica DD e atti conseguenti, varie ed eventuali. Presenti alle 9 Biondo, Tosatti, sì. Carlone, sì. Ciancio, sì. Assenti alle 9, Giannone, Guido, sì. Brunella. Sì. Partecipano alla seduta di commissione l'assessore alle politiche sociali del settimo municipio Cristina Leo, la direzione socio-educativa del settimo municipio Fabio Iraghi, il presidio di Libera settimo municipio. Svolge la funzione di segretaria verbalizzante Federica Squarcio. Alle 9 la presidente Biondo ha constatato il numero legale, apre i lavori della commissione. Alle 9:01 entra Giannone. Sì. La presidente Biondo chiede che sia messa a verbale quanto comunicato dal consigliere Ciancio sulla sua chat personale, di cui dà lettura. Comunico che al sottoscritto dal giorno 11 non ha più possibilità di scrivere sulla chat della riunione, sia della presente commissione sia della commissione commercio. Chiedo ufficialmente di sapere chi è l'amministratore della piattaforma e di procedere a sbloccare la chat. Se non si procede, mi vedo costretto a scrivere al segretariato. Alle 9:09 entra Guido. La presidente, sì. Biondo passa a trattare il secondo punto all'ordine dei lavori per l'analisi della DD 594-2020, approvazione e manifestazione di interesse per l'individuazione di una proposta progettuale per la realizzazione e la gestione di un ristorante didattico e l'assegnazione in uso a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata assegnato al settimo municipio. La presidente Biondo cede la parola all'assessore Leo per avere chiarimenti in merito.
L'assessore Lea riferisce che l'immobile confiscato alla criminalità è destinato alla realizzazione di un ristorante didattico a fini sociali che consenta a categorie di persone socialmente fragili di trovare un'occupazione lavorativa e acquisire una specifica professionalità. L'assessore illustra il contenuto della direttiva di giunta numero 24 dell'11 marzo 2019, avente ad oggetto indirizzi per la messa a bando dell'immobile confiscato alla mafia, sito in via Tuscolana 1100-1102. Alle 9.25 entra Urnella. Sì. Alle 9.30 esce Ciancio. Sì. Il direttore dell'area socioeducativa, dottore Iraghi, riferisce che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 la presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura per l'individuazione di un soggetto idoneo e per la realizzazione e la gestione del ristorante didattico e l'assegnazione in uso a titolo gratuito dell'immobile ha avuto notevoli ritardi. Comunica che allo stato attuale si stanno effettuando le valutazioni del caso per il buon esito delle cose. Riferisce inoltre che l'assegnatario dell'immobile si dovrà far carico di qualsiasi lavoro di ristrutturazione o adeguamento e avrà la concessione a titolo gratuito per 6 anni. La Presidente Biondo riprende la parola, vuol dire che i soggetti assegnatari dovranno essere composti da persone tra i 18 e i 35 anni, disoccupate ed iscritte al centro per l'impiego da almeno 6 mesi, essere composti per almeno il 20% da persone over 50 disoccupate ed iscritte al centro per l'impiego da almeno 6 mesi e tutti i componenti dovranno avere e mantenere un ISEE medio. La Presidente Biondo chiede ai rappresentanti di Libera Settimo Municipio il loro parere in merito a quanto detto finora. I rappresentanti del Presidio Libera Settimo Municipio intervengono comunicando che il progetto lo considerano interessante poiché l'affidamento è rivolto a persone in condizioni di fragilità sociale, con la finalità di un possibile raggiungimento di una loro autonomia. Segue dibattito nel corso del quale viene analizzata la mozione numero 3 avente ad oggetto ristorante didattico. La Presidente Biondo ritiene che il criterio per cui tutti i componenti dell'associazione proponente debbano avere un ISEE inferiore a 30.000 euro sia limitativo della partecipazione, in quanto l'adesione ad un'associazione non avviene sulla base del proprio reddito, ma sulla base dell'adesione a determinati valori. La Presidente specifica, ad esempio, che le persone che si associano all'associazione Libera appartengono alle più disparate classi di reddito. Ritiene quindi che questo criterio sia inesatto. Ritiene piuttosto che si sarebbe dovuta indicare una percentuale prevalente e non esclusiva di associati con un reddito fino a 30.000 euro e dichiara che ad esito del bando si potrà verificare l'effettiva capacità del tessuto associativo di partecipare. La Presidente Biondo, infine, constatato il fatto che l'associazione Libera Presidio del Settimo Municipio non era a conoscenza del bando in oggetto, chiede all'assessore, alla luce dell'emergenza Covid in corso, di valutare se prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle proposte. L'assessore Leo replica dicendo che sicuramente verrà valutata questa ipotesi e invita Libera a diffondere questa opportunità. La Presidente Biondo passa a trattare il primo punto all'ordine dei lavori che riguarda l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Si dà lettura del verbale numero 5 del 23 aprile 2020. Si dà lettura del foglio presenze dei commissari relativo al verbale numero 3 del 20 febbraio. Per il punto numero 3 che tratta le varie eventuali non ci sono argomenti da trattare. Esauriti gli argomenti posti all'ordine dei lavori, il Presidente chiude la seduta alle ore 10.25. Allora, su questo dobbiamo, scusami Federica, non me ne ero accorta neanche io. Sì. Noi abbiamo dato, qui diciamo che abbiamo dato lettura del verbale numero 5, che tuttavia non è stato approvato perché non era, l'abbiamo letto e non era presente il consigliere Ciancio. Sì, abbiamo ritenuto di aspettarlo. Quindi dobbiamo semplicemente aggiungere, si dà lettura del verbale numero 5 del 23 aprile 2020, del quale tuttavia si rimanda l'approvazione. Sì. Perché il verbale numero 5 lo abbiamo approvato stamattina. Sì, infatti questo. Se con questa modifica... Del quale tuttavia... Si rimanda l'approvazione. Va bene. Con questa modifica lo possiamo ritenere approvato. Perfetto. L'ho già fatta la modifica. Grazie. Allora, la prossima volta leggiamo gli altri due verbali, che sono il numero 8, c'era all'ordine del giorno, lavori di adeguamento antincendio delle asili nido nel settimo municipio, e il numero 9, rigenerazione del Quadraro. Sì. Passerei la parola al consigliere Ciancio, che aveva qualcosa tra le varie ed eventuali. Consigliere? Antonello? Scusa, grazie. Non avevo attivato il microfono. Chiedo che in una prossima commissione si possano visionare i verbali della conferenza di servizio inerenti il progetto di riorganizzazione della viabilità di Via La Spezia e Via Taranto. Si richiede, chiederei in particolare, ma naturalmente, che il servizio UTS del settimo gruppo sia presente. O chiunque abbia espresso parere
proprio per vedere gli atti. Io mando la richiesta scritta sulla chat, così ti resta, se vuoi metterla a verbale. Sì, grazie, la mettiamo a verbale. Quindi se riusciamo a fare una commissione su questo, facciamo un po' di analisi e di chiarezza rispetto a chi decide, se poi è la politica o sono gli uffici a decidere alcune cose sulla testa della politica. Cioè, una volta quando ci fa comodo, se no diciamo che sono gli uffici e ci passano sopra. Quando invece non ci fa comodo, diciamo, siamo noi che lo decidiamo e la politica si assume la responsabilità. Sempre la politica si assume la responsabilità. Però poi sotto l'aspetto strettamente dei regolamenti e delle procedure, la legge Bassanini è stata chiara. Cioè, grazie. Grazie a te. Sì, cortesemente Federica, lo mettiamo al verbale. Capiremo quando convocarla e chi dobbiamo invitare. Se non ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire tra le varie ed eventuali, non mi sembra di vedere mani alzate. Allora alle 10:46 chiudiamo la seduta della commissione di oggi. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.